Felicitazioni e felicità, carissimi tubo spettatori e carissimi amici di nuovo corsi qui per vedere delle prestazioni mascole dal vostro Giancarlo Balano e da Alfredo Manfregola. Salve a tutti! Carissimo Alfredo, siamo qui per una gara a tempo questa volta e quindi vi diamo subito il vai perché si è lanciato in questa temeraria impresa con una macchina che, non so, io definirei più che altro un mostro. Guardate che velocità, capace di raggiungere dopo brevissimo tempo, guardate, è veramente un'auto, una hypercar, infatti nella categoria delle hypercar, perché è davvero un mostro. È costruita, come sappiamo, dalla base della Lotus Exige, però da una macchina che raggiungeva 250-260 cavalli, è stata trasformata dall'americana NSA in un mostro capace di 1224 cavalli nella sua versione di punta. E lo vedete appunto da questa prestazione che sta in cui sta esplodendo veramente Viper, perché è un'auto incredibile. Non trovo veramente ormai aggettivi, caro Alfredo, per riuscire a descriverla. È pienamente ragione, sai, hanno preso una macchina e l'hanno modificata. Io non sono molto per queste concessionarie, per queste case che sono al limite della definizione del tuning, preferisco delle case madri, però effettivamente va premiata, va elogiata anche questo sforzo quando si vede queste cose messe su strada, perché effettivamente hanno un perché. Beh, il perché lo stiamo vedendo sicuramente e lo sta cercando anche Viper in questa gara, che comunque non è facile domare tutta questa cavalleria. Vedete che sta effettivamente sbattocchiando un po' a destra e a sinistra, ancora, cioè va inserita in curva questa macchina, ma è difficile, bisogna anticipare tantissimo, e in curva un po', c'è da dire, si va a perdere prima di poter sfogare tutta la sua cavalleria. Ed è difficile da domare, vedete come una volta si cerca di domarla, si cerca di riportarla nella traiettoria, non è facile, non è semplice. Il Viper sta lottando, questo suo primo, diciamo, impatto con la Venom, sta lottando per cercare di domarla, ma non sarà semplice. Tra l'altro possiamo apprezzare, mentre scorre questa gara che si raggiunge alla fine, possiamo apprezzare la macchina, ma lo vedremo dopo perché sta raggiungendo il finale, attenzione perché 2.27 scatta via, purtroppo almeno il primo obiettivo, la prima stelletta non è riuscita, quindi vediamo quanto è riuscito a sbloccarne, chiediamo due. Sì, anche me, infatti due, infatti sono due le stellette sbloccate con questa prima prova. E cosa dice Alfredo? Ci riproverà con questa? Sì, sembra proprio di sì, infatti è partito subito, non ci ha lasciato neanche tempo di considerare un eventuale cambio di vettura, vuole provare a riuscire nell'impresa con questa Venom. Dicevo, apprezziamo nel frattempo, mentre si è rilanciato in questi rettilinei cadenzati con brevissime, con appena curve accennate che permette, stavo dicendo di raggiungere velocità paurose, ma paurose al punto tale appunto da schiantarsi. Vedete che il fantasma di Viper Fritz lo ha superato, vuol dire che la prestazione non è migliorata, però si è migliorato qui, quindi può ancora puntare all'obiettivo. In fondo l'obiettivo prima stella non è così distante, che se vediamo che ha preso un po' di distanza. Dicevo, seppur sgrattugiata questa macchina, guardate il modello riprodotto in questo Drive Club con l'aerodinamica attiva, quindi l'alettone che si solleva quando appunto possiamo ammirare le frenate con cui Viper cerca di domare la vettura, e che però torna ad abbassarsi per appunto lanciare l'auto a velocità. Attenzione, perde completamente il controllo, rischia un cresciosissimo incidente, alla fine la recupera ma perde un marea di tempo. Nel frattempo ci è permesso così anche di ammirare da questa versione del cofano le velocità ancor più da vicino rispetto all'asfalto. Quanto è incredibile questa vettura, quanto raggiunge velocità adrenaliniche paurose.
veramente bisogna avere sangue freddo e controllare, per controllare questa vettura. Arriva questa staccata, si butta all'interno, guardate con che fatica, bisogna veramente buttare un sasso dall'altra parte del raggio della curva e far sì che la Venom le venga attratta, perché altrimenti non curva. Bisogna veramente, anche perché ha raggiunto delle velocità tali che a quel punto è quasi impossibile. Ma ancora no, mi dispiace, vai, per cui dovrai cercare di domare questo stallone in un altro modo, perché così non va bene, così no, non c'è storia. Nulla da fare sicuramente anche in questa, credo ormai in questa prova, perché siamo ormai all'86% e il fantasma è piuttosto distante, gli intermedi non sono rassicuranti. Che ne dici, Alfredo, vale la pena ancora provare e caponirsi con questa macchina? Bah, come ti ribadisco, io, sai, questi mostri tutti basati sulla velocità, non so fino a che punto siano producenti. Io proverei anche con un'altra vettura. E vedremo se Viper quindi seguirà il tuo consiglio oppure no, stiamo a vedere, nel frattempo mentre sblocca gli vari sbloccabili e tutte le cose che attizzano i completisti, mi sa che ha continuato, andiamo a vedere un attimo. Ah no, attenzione, è uscito un attimo, il che vuol dire probabilmente cambio, infatti va a valutare le varie vetture. Vediamo che abbiamo una Huayra, un'altra roof basata quindi su un'evoluzione di un'auto, oppure, sempre tra queste Hyper, la Zonda R. Ed ecco, mi sa che ha scelto questa. E come vedete ha una velocità molto inferiore come velocità di punta, sebbene il tracciato abbia questi lunghi rettilini, può valere l'ipotesi di andare a ricercare la massima prestazione anche in base a una tenuta di strada molto maggiore. Certo, non stiamo parlando di un macinino, perché comunque la Pagani Zonda R è un mostro, difficile non definirla un mostro a sua volta di prestazioni. Però vedete come, soprattutto sul dritto, guardate la Venom come dice ciao, come dice io vado per i miei. E però è lì, vedete che poi gli errori non pagano. Guardate, attenzione, subito già la Zonda come si fa minacciosa, subito alle prime curve ha dimostrato di mettere tutti i sassolini al loro posto. Cara mia Venom, tu avrai una gran potenza, ma io no. Attenzione, di nuovo la Venom nel rettilineo dice ciao, è contrastatissima questo scontro, praticamente, anche se a distanza, anche se una sportellata, ma basato sul tempo è tiratissima. Attenzione, migliore di un decimo di secondo, un decimo e otto, quindi ce la può fare, può mettere subito il repentaglio. Ma ancora, guardate, è disperazione completa, perché quando spingi giù l'acceleratore sai di avere una montagna di cavalli dietro di te a tuo conforto. Devi solo iniziare a pregare, farti il segno della croce quando arriva alla curva, perché come vedete poi la Zonda anticipa, la Zonda in curva riesce a farsi percepire, riesce a morsicarti il sederino, ma stenta. Potrebbe non essere la scelta di auto definitiva questa, o comunque potrebbe non bastare un solo tentativo. Anche la Zonda del resto appunto va interpretata, va domata. Qui non abbiamo aerodinamica mobile ma fissa, come vedete il suo mega giga alettone posteriore che vuole mettere le ruote posteriori ben a contatto con l'asfalto. Qui iniziamo a perdere, il Viper nel secondo non è stato forse concentratissimo, non ha fatto molto bene. Alfredo, come la vedi? Beh, guarda, devo essere sincero, speravo qualcosa meglio, però secondo me la Pagani, soprattutto in questa versione della Zonda R, ha la mia stima e io spero che riesca a fare meglio e dimostrare il suo valore. Bene, vedremo se le tue speranze saranno esaudite, caro Alfredo. Ma da quest'ultimo, considerando che qui c'è un grossissimo, lunghissimo rettilineo, è difficile, anche se sembra che stia rosicchiando qualche metro, ma ormai siamo arrivati, ormai è ancora questo piccolo fallimento. Caro Alfredo, secondo me qui si potrebbe essere la sorpresa della vettura outsider, ma guardando un po' la lista, scorgendola un po' prima, secondo me è difficile. Infatti per adesso il Viper non cambia, per adesso è ancora Pagani Zonda R e ci riprova e si lancia di nuovo. Osserviamo, ma anzi lasciamo un attimo farvi godere del sound della
della Pagani Zondere. Sentite qua. Sentite, sentite il motore come ruggisce, come in staccata praticamente vi contorca le budella con gli scoppietti, le fiammate che vi ustionano la faccia. Attenzione, guardiamo già questo primo intermedio che si sta avvicinando Viper, perché sembra ho parlato subito, ha toccato in maniera abbastanza violenta la attenzione, la barriera, che però gli permette comunque di essere in vantaggio di ben 6 decimi e non sono bruscolini. C'è ancora parecchio da lavorare, ma non sono bruscolini. Infatti, clamoroso errore, no Viper, non mi dovevi andare a sbagliare così, devi sfruttare meglio tutte le potenzialità di questa macchina. No, caro Viper, qui stai commettendo errori, ci vuole più concentrazione, perché se la Zonda può fare meglio richiede tutto il tuo impegno per poter portarla al limite e dimostrare il suo valore. E nel frattempo vediamo che si destreggia bene, ha capito forse in queste curve come poterle andare ad anticipare. La Zonda, nel frattempo lo ricordiamo, è un'auto capace di circa 820-860 cavalli, se non ricordiamo male, quindi non sono bruscolini anche questi, molto leggera, parti, un numero indicibile di parti in fibra di carbonio che le permettono le prestazioni davvero ipercar. Andiamo a vedere il secondo intermedio. Effettivamente non è stato altrettanto fortunato, però sta andando bene, ha abbastanza margine rispetto al tracciato della Venom, prende benissimo quest'ultima curva, attenzione, la prende molto bene, qui non deve sbagliarmi perché si lancia nell'ultimo rettilineo che lo porta verso il traguardo. Ce n'è abbastanza, ce la puoi fare, 2:26:27 appena, quindi di nuovo ce la fa, la terza stelletta anche per questa volta, alla seconda prova con la Zonda, di nuovo missione compiuta per il Viper. Ragazzi, con questo di nuovo è tutto, ci rivediamo alla prossima gara contro il tempo, contro altre auto, dal vostro Gianfranco Balano e da Alfredo Manfregola. Ciao a tutti!